Noi vogliamo fare anche questa memoria per riscoprire la nostra storia e per pregare per queste persone che sono state uccise davanti alla cappella delle Anime Sante. Chiediamo al Signore la sua luce e la sua grazia per essere degni di celebrare questi santi misteri. Celebriamo quest'oggi la terza domenica del tempo ordinario. Quest'oggi, 22 di gennaio, coincide per Scurcola con un anniversario, una pagina un po' triste della nostra storia, che è passata appunto nella storia con il nome di Egidio di Scurcola. Noi vogliamo fare anche questa memoria per riscoprire la nostra storia e per pregare per queste persone che sono state uccise davanti alla cappella delle Anime Sante. Chiediamo al Signore conosce
di qua Miriam. Non è un caso che il nostro signore ci ha fatto uscire il sole adesso, eh? I segnali vanno colti. I segnali vanno colti, D'Annunzio. Metri sono qua, sotto alta. Sopra? Sopra, sì. Insieme Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, adesso la preghiera che anche i piccoli hanno imparato a capire.
battesimo, la preghiera per i defunti, l'eterno riposo, comunione con il Signore, prenda a me, Signore, luce perpetua, riposo di pace. Poi ci divertiamo qui davanti a vedere i buchetti delle pallottole, perché fu qui davanti che furono uccisi. Niente, io sono Sattarelli Claudio, dell'Associazione Italia Alta per il Lavoro, come ogni anno abbiamo iniziato il Mondo Annunzio anni fa. In punta dei piedi veniamo qui a Scurbola Marsicana a portare il nostro omaggio coreale, e dopo in punta dei piedi ce ne andremo nella preghiera. Volevo soltanto dire che questi martiri bisogna considerarli attuali, perché ancora oggi 200.000 cristiani vengono giustiziati nel mondo per portare la testimonianza della Chiesa Apostolica Romana. Poi ci devo anche insegnare questi martiri che, secondo il mio modesto parere, dobbiamo abbattere i muri e costruire sempre ponti. Quindi questa è la cosa fondamentale, altrimenti non staremo qui. Noi cerchiamo di fare questo nell'umiltà e nella modestia per antistoricizzare questi eventi, perché molte volte vengono narrati, messi lì, narrazione, la storia, invece questa continuità ci permette di essere veramente un faro del nostro presente e per il nostro futuro. Le parole di D'Annunzio sono state bellissime, come sempre, che valgono, quello che ha detto l'omelia in chiesa, valgono tre convegni messi insieme, 10 parole, ha detto effettivamente quello che serviva. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare, noi siamo stati ospiti qui il 14, abbiamo fatto un convegno sul 99, ma abbiamo fatto anche uno spettacolo teatrale, non ci azzecca niente, però in questo momento l'abbiamo divulgato con i nostri canali, però voi siete qui presenti. Volevamo ringraziare il Comune di Sgurgola che ci ha permesso di fare quel bellissimo spettacolo che molti stanno ancora vedendo. Fatevi portavoce i borghi autentici che ci ha permesso e ha creduto in questa cosa che è stata molto apprezzata. Volevo ringraziare la confraternita del Santo Crocifisso per quello che ci permette ogni anno di fare qui, e per noi è un onore, e senza di loro questo non si potrebbe fare, senza D'Annunzio. E volevo ringraziare Matteo a te, tuo padre, e tutta la confraternita per l'accoglienza che ci avete riservato il 14, calorosa, di grandissimi contenuti affettivi, molto apprezzati dai ragazzi che hanno recitato, hanno suonato, e volevo dirvi questo perché ci tenevo a farvelo sapere. Vi ringrazio ancora per l'accoglienza. Grazie. Di quel giorno. Non ho altro da aggiungere, l'anno prossimo staremo qui, sarà di lunedì. Grazie. Malgrado il compito di chiudere, è ovvio che il sindaco rappresenta la comunità, quindi ne coloro anche Simone dobbiamo ringraziare, ma quando ci sono queste cose io cerco sempre di non toccare i personalismi, sempre cercare di essere. Ringraziare l'amministrazione va benissimo, rappresento l'amministrazione. Però un saluto a Peppino che è il motore, il motore di tutto. Allora, partito dai ringraziamenti, mi hai interrotto la scaletta. Scusami. Buona domenica a tutti. In questa domenica, che è una pagina scura per tanti versi della nostra comunità, effettivamente i 300 catturati e poi circa 300 dispersi, le 89 vittime uccise qui davanti, segnano una pagina buia della nostra comunità. Ringrazio per l'attenzione e la puntualità storica con la quale da sempre Giuseppe Morzilli porta avanti la storia del nostro paese, e ogni giorno porta avanti nuove memorie che ci fanno, che una dopo l'altra si collegano con le parole di D'Annunzio, che un popolo che non conosce la propria storia non ha futuro. Noi fortunatamente abbiamo questa grande fortuna di avere Giuseppe fra di noi, che quotidianamente appunto scava nel nostro passato e attualizza, come ha detto Claudio, la nostra storia. Ringrazio D'Annunzio anch'io per le bellissime parole e per la celebrazione fatta nei confronti delle nostre vittime. E Claudio, è stata una sorpresa per me, l'ho conosciuto circa un anno fa ormai, forse ci siamo conosciuti anche prima, ma da un anno a questa parte collaboriamo per questa divulgazione storica importante di
come ha detto, oggi siamo qui per celebrare i martiri del principio di Stucco del 62. Ma durante la manifestazione di Corcadenti ci ha portato in scena uno spettacolo che poi era collegato direttamente a tutta la storia nazionale e mondiale, quindi anche qua, ne parlavamo prima di iniziare la celebrazione, di fatto Scurcola dai tempi di Carlo D'Angiò ad oggi è centrale, è universale a livello storico. Purtroppo, come in questo caso, oggi è un evento storico nefasto, speriamo che da questi eventi storici nefasti possiamo trarne beneficio attuale e quindi riportare i fasti borbonici della nostra città, perché effettivamente non so se avete avuto la possibilità di guardare il video che hanno girato qualche giorno fa con Giuseppe Borzilli, sempre tutta la parte storica dell'importanza di Scurcola, quindi della ricchezza, dell'opulenza di Scurcola si forma e si consolida durante il Regno di Napoli, con il Regno piemontese, con l'unità d'Italia nella quale viviamo, siamo orgogliosi di essere italiani comunque. Decade, ma come dicevamo prima, un po' tutte le province italiane decadono nella centralità dello Stato unitario. Io vi ringrazio a tutti quanti per questa domenica di celebrazione, grazie a tutti. Grazie. Come disse il nostro Signore Gesù, dal grande male nasce sempre il grande bene. Quindi noi oggi testimoniamo qualcosa di terribile e dobbiamo far sì che questo faccia nascere un grande bene per il futuro. Questo è tutto. Grazie di cuore e a festa di Dio. Nobis datus, nobis natus, ex in tarta virgine, et in mundum cum versatus, sparso verbo semine, sui moras impolatus, mihi clausit ordine, in suprema notte senae, recumbens cum fratribus, osservata legem perne, cibus in legalibus, si puntur valudenae, senatis unimanibus. Verbum carum pane vero, verbum carne me fici, finché sanguinis me duo, essi sensus defici, e firmando un cor sincerum, sola fide suffici. Tantum et cum sacramento, veneremus et noi, et antico documento, novus et alitudini, pranes fidei supplementus, sensum de fiduini. Venitore et genitore, lus et adinibulatio, salus sonos virtucove, situn et benedictio, procedenti namum trope, senatis unimanibus.
Tra le sfide supreme.